Piacevoli sorprese di Monique Mathieu, 16 ottobre 2020, traduzione Marina. Avete lavorato bene per elevare la vostra coscienza e questo vi permette oggi di essere veramente al di sopra delle manipolazioni. Inoltre siete molto utili al piano perché trasformandovi, aprendovi considerevolmente a un'altra coscienza, sarete utili a voi stessi. Sarete utili al piano, ma non al piano stabilito dal buio, al piano di luce stabilito per questo pianeta, per il sistema solare. Coloro che si sono veramente risvegliati e che lavorano con e per l'alleanza, che lavorano per il risveglio di questo mondo, avranno un enorme aiuto da questa alleanza, di cui anche noi facciamo parte. L'alleanza sta elaborando un piano per la destrutturazione di tutti gli imbrogli della luce oscura, per contrastare i suoi piani, per rilasciare sempre più informazioni reali, per liberare sempre più la coscienza dei giornalisti, che lanciano incessantemente inondazioni e flussi di informazione che non sono altro che manipolazioni. Loro stessi vengono manipolati. Non dovete avere uno stato d'animo di inferiorità nei confronti di tutti coloro che manipolano o che vengono manipolati, perché possiamo dirvi che tutti questi esseri dormono. Dormono i medici o coloro che sono nelle professioni mediche, coloro che sono nell'istruzione, i politici, i filosofi, tutti coloro che hanno una qualsiasi responsabilità per la gestione del mondo. Non stiamo parlando solo della vostra piccola Francia, stiamo parlando della generalità del mondo. Tutti questi esseri saranno aiutati ad aprirsi, a svegliarsi, e per alcuni sarà molto difficile, perché si renderanno conto di quanto essi stessi avranno costantemente diffuso informazioni false, fino a che punto avranno servito, senza rendersene conto, i poteri della luce oscura. Quando parliamo dei poteri della luce oscura, usiamo la parola poteri. La breccia che si era aperta tra l'universo della luce oscura e quello della vera luce si sta ora chiudendo. Quindi, in brevissimo tempo, non ci sarà più alcuna intrusione di essere totalmente malvagi. Sono malvagi per voi, perché nel loro universo sono semplicemente quello che sono. Per quanto riguarda la Francia e il mondo, aspettatevi entro la fine dell'anno che ci saranno ancora dei giri di vite, come dite voi sulla Terra. Arriverà un momento, senza che voi sappiate il perché, in cui il fuoco acceso sotto l'immenso calderone si spegnerà. Cioè, senza sapere veramente il perché, le cose cambieranno sul vostro mondo. La vera verità verrà a galla, come se con un colpo di bacchetta magica coloro che hanno un'influenza sulla gente, coloro che vengono ascoltati attraverso i media, cambiassero la loro prospettiva, cambiassero la verità e in un certo senso si rivoltassero contro i loro finanziatori, contro coloro che li hanno finanziati, perché avranno capito che il denaro non è niente. Noi lo diciamo, i soldi non sono niente. Purtroppo nella vostra vita attuale ci vogliono, ma arriverà un momento in cui il vostro denaro non vi servirà più, tranne forse per essere guardato con un po' di rimpianto, un po' di compassione per i momenti difficili in cui siete stati sottomessi al suo dominio. Il denaro scomparirà da questo mondo con chi ne ha abusato, con chi, attraverso e a causa del denaro, ha manipolato non solo l'umanità, ma l'intero pianeta. Attualmente state vivendo il vitello d'oro. Sempre di più e sempre insoddisfatti. Ci sono tutti i grandi esseri immensamente ricchi sulla Terra, che sono dipendenti dal denaro e dal potere,
non possono farci niente, perché se possiedono miliardi e miliardi, possono spenderli in una sola vita. Si tratta semplicemente di dipendenza dal potere. E poiché nella vostra società il potere è dato dal denaro, la dipendenza dal denaro porta automaticamente alla dipendenza dal potere, qualunque esso sia. Tutto questo finirà. Parleremo del 2021, che sarà un anno ancora più straordinario del 2020, che è quasi finito. Non stiamo dicendo che non ci saranno turbolenze. Ci saranno, ma saranno diverse da quelle che avete vissuto e visto finora intorno a voi. Sarà un'altra cosa, perché nel 2021, per quanto si possa ancora vedere la luce oscura in azione, potete effettivamente cominciare a vedere la luce che gradualmente assorbe l'oscurità, ovunque si trovi. L'anno 2021 sarà molto più nell'equilibrio del piano stabilito per il pianeta Terra. Tuttavia l'oscurità si manifesterà ancora, poiché l'immenso respiro, che si potrebbe chiamare il soffio divino, non avrà ancora soffiato sotto il calderone. Così la fiamma, che è stata leggermente accesa, non si spegnerà ancora. Il piano di luce comprende tutti gli esseri che, come voi, si sono posizionati e hanno preso coscienza di una verità diversa da quella che si vuole far loro sentire, siano essi informatori, spiritualisti o semplicemente esseri che cercano di offrire il loro amore al pianeta. Da ogni parte ci sarà convergenza delle vibrazioni dell'amore, convergenza del potere dell'amore e della luce. Quindi nel 2021 le cose andranno davvero a posto. Il 2021 potrebbe vedere il grande cambiamento. Diciamo potrebbe, perché anche se certe cose sono previste, sono ancora nell'etere. Non sono ancora nella realizzazione concreta delle cose, perché c'è sempre un punto interrogativo in relazione al comportamento dell'umanità. E perché la luce oscura, vedendosi messa alle strette, può arrivare all'estremo. Faremo in modo che non vada all'estremo, cioè che non distrugga il mondo. Non potevano distruggere il calderone, ma distruggere gli esseri che sono nel calderone. Naturalmente non lo permetteremo, ma potrebbero esserci qua e là catastrofi realmente causate da tutti gli esseri che vogliono la distruzione dell'umanità e della civiltà così come ora. Quello che vi chiediamo è di lasciarvi andare, ancora e ancora, di non concentrarvi su ciò che viene detto, su ciò che vedete, nelle vostre città, con il popolo purtroppo sottoposto ai diktat dei vostri governanti, che non governano nulla, ma che sono lì come marionette dirette dall'alto, da forze di cui non si rendono nemmeno conto. Voi, figli della luce, sarete giudicati dalle vostre azioni, dai vostri pensieri, dalla vostra generosità, dal vostro amore. Se seguite l'insegnamento, è perché siete aperti, è perché avete aperto il vostro cuore, e perché non vi lasciate più manipolare. Vi assicuriamo che se continuate su questa strada, su questo cammino, avrete dei meravigliosi premi. Vi avevamo detto, il 2020 sarà terribile per alcuni, meraviglioso per altri. Naturalmente, nel 2020 come nel 2021, tutto non finirà il 31 dicembre. Non ci sarà una scadenza dove tutto si fermerà. Per noi non ci sono date. Vi diamo le date che conoscete, ma sono ripartite su mesi e possono durare anni. Tuttavia, non sarà distribuito nel corso degli anni. Riceverete la ricompensa per tutto il lavoro che avete fatto su voi stessi, per tutte le realizzazioni, per tutti i veli che vi siete gradualmente tolti,
riceverete questa ricompensa anche in relazione alla vostra apertura del cuore. Non sarà proprio una ricompensa come la intendete voi. Non vi faremo un regalo. Sentirete questa ricompensa prima di tutto in voi stessi, con la gioia, momenti di serenità e di amore che non avete ancora capito, sentito e vissuto. Riceverete anche la ricompensa che molti di voi stanno aspettando: vedere i vostri fratelli galattici. Prima di tutto si manifesteranno, e lo ripetiamo ancora una volta, nei cieli. Molti esseri umani non vorranno accettare ciò che vedranno. Penseranno che ci sono delle riprese cinematografiche. Avranno sempre una cattiva scusa per non credere. L'umanità ha sempre una cattiva scusa per non credere alla verità. Grandi maestri, grandi medici e così via danno l'allarme, ma una parte dell'umanità non vuole ascoltarli perché non corrisponde al suo livello di coscienza. Preferisce sentire ciò che corrisponde a quello che è. Gli uomini sono stati nutriti di paure per molti mesi e alcuni seguiranno gli esseri con cui risuonano. Molti esseri umani non possono nemmeno immaginare per un secondo che capi di governo, politici o religiosi, chiunque essi siano, possano mentire al popolo. È molto ingenuo crederlo, ma gli esseri umani sono ingenui e fragili, soprattutto quelli che non si sono svegliati nemmeno un po'. Avrete quindi molte piacevoli sorprese, ma verranno principalmente da ciò che sentite dentro di voi. Vi sentirete sempre più diversi. Voce narrante Marina.